Nostricaster. Dahang contro Gnik, come hanno detto i nostri analyst che ringrazio, Al e Davdas. Qui si tratta veramente di una guerra di nervi, probabilmente soprattutto per il giocatore canadese che si trova ad affrontare uno dei più titolati forse alla vittoria finale. Dahang, $200.000 per lui in carriera, primo torneo vinto nel lontano 2009, pensate, in finale contro Rafa, il suo compagno di nazione in questa avventura tutta italiana, e voglio dire, qui si presenta come quinto della Quake Pro League, quindi uno dei più forti in questo momento. Esattamente, ha saputo dimostrare durante le fasi di questa Pro League la sua valenza anche nei duel, quando effettivamente era molto molto un giocatore visto e rivisto nelle modalità competitive a team piuttosto che magari adesso nei duel. Quindi vedremo adesso se il Ginic che stiamo vedendo con il suo Aizen adesso prova un attimo a toccare con dei rocket Dang, non trova però l'avversario americano e quindi decide di abbandonare questo Megahelt, decide quindi di andare verso Mega Armatura, adesso prendersi Mega Armatura, ballare in mezzo ai rocket di Dang, che adesso sta cercando di inventarsi qualcosa di diverso. Nick sta guidando, come hai detto tu, il Hazel con le torrette. Qui Strogg & Peek, invece dall'altra parte arriva Peek, la torretta mobile se vogliamo, visto che è un piccolo demone, no, è un demone robot che viene tirato, un Cyborg. sai, una roba strana, comunque che viene tirato appunto da Strogg, è il suo pet, il suo compagno di Drone. mille sventure. E lo tira contro gli avversari. Tra l'altro lo si può guidare, quindi dà informazioni e può anche colpire l'avversario. Quindi lo scontro è decisivo probabilmente per il frag. Pensa, Dang abbandona il campo di battaglia nonostante stesse in vantaggio. Per quanto danno è riuscito a fargli Nick con la Shaft, attenzione, lo va a cercare qui il canadese, sembra convinto e il primo frag è il suo di doppietta, mamma mia che coraggio! 1-0, quindi situazione sbloccata di nuovo da un challenger, da coloro che gli underdogs di questo torneo, che invece si stanno dimostrando davvero degli ossi duri Vero, per vero. i componenti della Pro League di Quake. E infatti subito qua Gnik, il ragazzo che dalla sua cameretta, come dicevamo prima, è riuscito finalmente ad atterrare in questa Pro League, adesso prendere la prima kill su uno dei pilastri della scena di Quake Champions moderna. Quindi adesso vediamo Gnik, scontro, prende un po' troppi danni, Dang ha tutta l'armatura necessaria, riesce a prendere solo questa 50 di armatura. Adesso Gnik, vediamo se Dang cercherà di giocare aggressivo, vede i colpi della sua torretta, però Gnik quindi ha informazioni sul movimento di Dang, che adesso gioca molto più aggressivo, decide di andare diretto sul suo avversario, anche se ha preso un rocket da 84. Infatti qua bravissimo Gnik, piazzando una torretta magistrale e facendosi aiutare da essa, prendendo una kill che ormai sembrava nelle mani di Dang. Mamma mia, che giocatore questo canadese, sta veramente dimostrando un'intelligenza tattica negli scontri allucinante. Utilizza l'arma corretta, cambia nel momento giusto, è un po' fuori fase sugli item, deve sicuramente aiutarsi da questo punto di vista, però cavolo, giocare a testa alta contro Dang con questa mira, rimane a 3 di vita, scappa, adesso non può fare altro perché è un frag vivente, basta veramente che lo vedono e morirebbe, ma attenzione, piazza comunque un altro rocket su Dang, riesce a levargli un sacco di vita, ma l'americano alla fine il suo frag se lo prende, potrebbe prendere un secondo, invece ancora Gnik con la sua doppietta. Ripeto, arma insolita, non si vede spesso. E invece è il secondo frag che chiude con quell'arma. 3 a Wow! 1. 3-1 adesso per Gnik, come dicevamo prima, ottima qua, però adesso i rocket da parte di Dang, che si trova ancora la torretta dietro, rimane solo con 4 di vita e Gnik riesce a chiudere così con la doppietta di nuovo la quarta kill Mamma mia! per lui, davvero un'ottima lettura qua da parte di Gnik, che sembrava se ne fosse andato. Hazel è un campione nuovo che abbiamo visto comunque di recente, introdotto da Bethesda, non recentissimo, ma di recente. E questa torretta io non me l'aspettavo che si
si potesse giocare così aggressiva, mentre G-Nick ci sta dimostrando che può essere anche utilizzata davvero per offendere. Adesso infatti su questa piccola mappa a vedere la torretta è quasi come se giocasse con un aiuto in più, non è propriamente così, però la sta utilizzando in una maniera magistrale, non ha armatura però adesso Dang lo sa, infatti si va a prendere questa kill che in realtà è stata tolta sempre per la questione che si è fatto dei danni da solo, quindi di nuovo in realtà il vantaggio è sempre nelle braccia di G-Nick, ma soltanto di 2 kill anziché 3 come era in precedenza. Vediamo, si studiano fasi in cui possono un po' respirare. Finora è stato veramente un match dove non c'è stato un attimo. Esce Pick, il drone appunto di Strog. Grazie, bella questa azione, Tommaso. Cade con il suo campione verso il basso, mentre cade tira Pick verso l'alto e quindi riesce comunque sia ad avere, diciamo, 2 punti di attacco. Non se l'aspetta G-Nick, prende un po' troppi danni da Pick, soprattutto sul Rocket che tira per distruggerlo, e poi chiude il frag da teleport. Adesso quindi Dang, pieno controllo di mappa, mega health, mega armatura nelle sue mani, soltanto una la kill che separa Dang dal suo avversario G-Nick. Adesso cerca l'aggressione qua Dang, molto molto aggressivo, Nailgun utilizzata per spingere via la minaccia americana dal Canada qua, dal suo Aizen. Infatti riesce un attimo a gestire Dang, si muove però molto velocemente, di nuovo un ottimo utilizzo da parte di Dang del pick, rocket jump aggressivissimo, Nailgun qua utilizzata molto bene, 27 di vita adesso per Dang, deve stare molto attento, ancora meno per G-Nick che ne ha veramente veramente poca, vediamo solo adesso che riesce a prendere 2 bubble da 25 luna per potersi un attimo rifullare con la vita e rirespirare. Mega health però preso di nuovo da Dang, 7 minuti ormai sul cronometro, deve trovare un qualcosa di nuovo Dang da provare. Dang in verità sta facendo veramente valere tutta la sua maggiore esperienza, adesso ha la mappa, il controllo è suo, riesce adesso a ottenere il pareggio, prende ancora Mega Armor, si fa colpire ma poco dalla torretta, adesso va subito a Mega Health che tra 3 secondi sarà giù. Qua G-Nick arriva anche un po' aggressivo, cerca dall'alto verso il basso di spaventare, di cacciar via l'avversario, ce la fa, prende quindi lui il Mega Health, adesso uno stack maggiore, può andare a cercare quindi l'americano con i suoi colpi di Lightning Gun. Ora si deve fermare Dang, guardate in quest'angolo morto della mappa, ha aspettato il tempo giusto per poi andarsi a prendere un po' di armatura, sta per nascere l'armatura rossa, sarà preda di G-Nick un'altra volta, infatti lo potete vedere in alto a destra, l'ha presa, adesso è quasi full stack, è pronto per lo scontro che avviene in questo momento. Adesso vediamo scontro, queste torrette gli stanno veramente dando fastidio, Dang fa una fatica disumana a toglierle, ora utilizza il suo pick per cercare di attaccare più danni possibili, non sono abbastanza però qua G-Nick di nuovo decide di andare aggressivo lui e prendere in mano di nuovo le sorti di questo, di questa prima mappa tra Dang e G-Nick. Giocata testa a testa tra i due giocatori, veramente airborne, gli arriva anche una medaglia da parte del gioco qui perché colpisce con un rocket in aria, attenzione perché ha 83 di vita, non è tanto, ma poi va a prendere l'armor, bravo così il canadese che sta anche controllando la mappa, mega health per lui e quindi totale stack che gli può permettere davvero di affrontare con facilità l'avversario, lo cerca, lo insiste e riesce a prendere un altro frag, 5-3 per il giocatore che viene dalla Challengers contro la leggenda vivente di Quake. Quante sorprese in questa primo stage finale della Quake Pro League. Adesso di nuovo G-Nick gestisce magistralmente Dang, Dang comunque veramente bravo a richiamare il suo pick nei momenti dove sa che sta per atterrare in luoghi dove non può essere assolutamente colpito dopo un ingaggio per mettere ulteriore pressione, ma qua di nuovo Nick con la doppietta quando scatta l'ultimo minuto di questa prima mappa, deve stare molto attento Dang, 3 kill non sono infattibili ancora per Dang, però deve veramente giocare completamente in maniera aggressiva. Beh, adesso ti direi che è complicato, però guarda, Nick non è neanche un giocatore che scappa, sembra, voglio dire, non sta mettendosi da parte, ecco, addirittura affronta il giocatore avversario, sembra anzi sfruttare
l'aggressività che Dang doveva imprimere per arrivare a migliorare il suo vantaggio, che adesso è 7-3, senza paura questo canadese venuto dal Canada, venuto dalla sua cameretta, l'abbiamo detto più volte, from zero to hero, è davvero il caso di dirlo oggi, signori, davvero il caso di dirlo. Un'ottima pulizia anche nell'esecuzione delle kill da parte del canadese, abbiamo visto qua un paio di rocket, avevamo la cam su di lui in questo momento, una calma e tranquillità nell'esecuzione, vedevamo proprio come muoveva il mouse in maniera sinuosa, come una ballerina. Rispetto alla prima partita che ha fatto contro Brick nella Challenger, devo dire che il canadese si è veramente comportato meglio. Qui ha sempre mostrato la sua, diciamo, il suo gioco aggressivo, il suo gioco esplosivo, il suo gioco che ti viene a cercare, ma non rischiando come nel caso di Brick, onestamente, perché in quel caso veramente forse si sentiva sicuro, io questo non lo so, aveva provato e pensava di vincerla lui, allora ha senso se vuoi. Ma in questa partita contro Dang invece ha dimostrato di saper anche gestire, e questa può essere una qualità che nel proseguo del torneo, se dovesse riuscire a battere Dang, sarebbe fantastica. Vi ricordo che Dang è quinto in classifica della Pro League e sta perdendo da un challenger 1-0, non certo per demeriti suoi, mi sembra abbia giocato davvero bene, ma perché questo giocatore canadese è una sorpresa. È veramente una sorpresa, come dicevamo prima, non ci si fida magari in game dove le kill sono tante, ma questo game ha segnato effettivamente lo stile di questo giocatore, che non è solo magari appunto un voler fraggare basta, ma qua veramente anche una pulizia, come dicevo prima, nell'esecuzione di molte delle sue kill. Ma guarda, che dire, ha stupito tutti, sta continuando a stupire tutti. Andiamo a vedere se comunque, ecco le statistiche, tra l'altro 34% di LG Lightning Gun e 18 di Rocket. Chiaramente, ragazzi, 18 di Rocket, uno dice ma è stato scarso. No, i Rocket non colpiscono, i Rocket più che altro ne tiri tantissimi, quindi durante una partita, un game, tiri talmente tanti Rocket in pre-fire cercando di anticipare l'avversario anche sul muro, che non colpiscono veramente, chiaramente la percentuale non è, può essere alta. 34 di Lightning Gun è già una buona percentuale, Se abbiamo visto dei 40 che chiaramente insomma dimostrano che ci sono mani ancora più calde di quelle del canadese. Comunque vediamo come affronterà questa seconda mappa Dang, che deve vincere. Campione americano messo alle corde, Team Liquid, tra l'altro lo potete vedere dalla sua maglietta, Team Liquid che sono convinto molti di voi del pubblico conosceranno per tantissimi altri esport. In questo torneo sia Dang che Rafa, i due americani più forti probabilmente, e adesso si giocano questa mappa i due. Awoken, risveglio appunto quello di Dang, che deve assolutamente avere in questo momento con il suo Ranger, si presenta all'appuntamento canadese invece con il visor, con la casacca rossa qua per il challenger di turno. Qua infatti subito aggressivo, neanche 30 secondi qua, Dang con il suo Ranger utilizza un orb aggressivissimo per prendersi questa prima kill. Mega health preso nelle braccia del canadese, però non è abbastanza, prova un flick shot, non riesce purtroppo a connettere qua un altro, e lo connette dall'alto verso il basso e chiude quindi la seconda kill in meno di un minuto. Sembra che gli equilibri siano tornati quelli di prima. Vediamo Dang se effettivamente adesso può far valere la sua maggiore esperienza tattica, freddezza. Sai quante LAN ha giocato in carriera Dang? Ma quante? Cioè, se io vado a vedere su Wikipedia la carriera di questo giocatore, veramente troverò non so quante partite giocate ai massimi livelli. Deve essere freddo, deve essere tranquillo, sa che può vincere contro questo giovane davvero, ecco, esuberante, quantomeno, permettimi questo aggettivo.
però lo deve fare diciamo in maniera impeccabile, perché l'abbiamo visto, Ginic, se gli lasci un po' di spazio poi si prende il braccio. Qua vediamo quindi Dang con la railgun, cerca di tenere Megalt, si aspetta il suo avversario, vorrebbe togliere il Megalt con un colpo di rail appena preso. Qua però rischia tantissimo, 6 di vita, ottima la rail, è ottimo qua il teleport per scappare rimanendo con veramente poca vita, un movimento qua da campione, ottimo anche questi due Rocket. Mamma e mia, Nick qua uno di vita, anche fortunato l'americano, sfortunato il canadese che ha insistito quando sapeva di non dover insistere perché ha intuito che l'americano avesse poca vita e, ripeto, non è premiato la fortuna. Ora Dang in completo controllo della mappa, appena presa Megalt sa che sta per spuntare armatura rossa, sa, attenzione però, non ha intuito da dove veniva la minaccia, qui bello, mette un impressive mica da ridere, attenzione 40 di vita per lui, deve indietreggiare, Marginic ancora di meno, prende però l'armo, almeno gliela ruba e poi pensa, questa rail con il mirino te l'ha voluta tirare, eh? Non si vede spesso. Quindi 5 adesso sono le kill nelle tasche dell'americano Dang, mentre meno 1 qua, come ci segna la grafica, per Ginic, che sembrava invece averci dimostrato un ottimo flow, diciamo un ottimo gioco precedentemente, sembra adesso averlo preso il suo avversario Dang, che si porta in questo momento la sesta frag a casa e adesso sta diventando sempre più pesante questa mappa per Ginic. Ottimi questi due Rocket, ottima anche la conclusione con la lightning gun da parte di Dang. Sembra aver un po' mollato a livello psicologico, si butta in fight che non deve assolutamente accettare, non contesta più gli item, comunque insomma va a cercare, guarda qua ancora, ma qui riesce ad ottenere il suo primo frag che lo porta a zero, era meno uno prima, ripeto, devo essere sincero, sono contento dell'aggettivo che ho usato prima, è esuberante e mette pressione, vuole fare un gioco molto aggressivo, finché non si scontra con un campione che davvero ha dei nervi talmente tanto saldi da non essere mai impressionato da questo tipo di gioco, può funzionare. Ora deve recuperare 7 frag sono tantissime, vediamo, la scalata è lunga, vediamo che succede. Adesso vediamo quindi Nick che prova a gestire Dang tramite Rocket, ottimo qua il direct da 100 sull'avversario che però non si fa impensierire, decide quindi adesso di ingaggiare shaft contro shaft, una gara, ma Dang riesce a metterci la ciliegina sulla torta con solo 35 di vita, non aveva altra scelta per chiudere quell'uccisione, poteva rischiare, ha rischiato il tutto per tutto qua Dang e ha avuto la meglio 8-0. Quindi vabbè, qui fondamentalmente, ripeto, se non metti in conto di poter giocare anche una partita in svantaggio in maniera calma, probabilmente non sei ancora pronto a giocare a questi livelli, perché secondo me almeno un minuto fa era ancora recuperabile questa partita. Io non so come la pensi tu, Tommy, ma se ti butti sempre nelle braccia del tuo avversario perché sai che devi recuperare, è complicato, è come la squadra di calcio che si scopre sempre per attaccare e poi prende gol in contropiede e chiaramente poi non recuperi più quando te ne fanno troppi. Ora a 5 minuti dalla fine c'ha un vantaggio di 9 frag da levare, Ginic ha davvero davanti a sé una mission impossible, bisogna vedere se somiglia a Tom Cruise. Adesso quindi Dang che si prende tutte le bubble di vita e di piccoli scudi da 50 d'armatura per poi un attimo riassettarsi e decidere come aggredire o come gestire di nuovo questa mappa. Ricordiamo che ha un vantaggio, come possiamo leggere dalla grafica, di 9-0, ha perso la prima mappa della serie contro Ginic, quindi si trova costretto adesso Dang a vincere questa mappa, se così non fosse dovrà lasciare il posto nel nostro torneo per questa fase finale della Pro League di Quake Champions al suo avversario che, appunto, come ricordiamo, proviene dalla Lega Minore. Sì, l'abbiamo detto più volte, viene dalla Challengers, quindi dalla Serie B, ha giocato fino al punto da arrivare a vincere il viaggio per questo primo major della Quake Pro League, prima finale dello Stage 1. È bello, secondo me, molto bello il formato di questa Quake Pro League, che dà la possibilità a chi è
dalla Challengers di giocarsi il tutto per tutto in una partita in LAN contro chi esce dalla, chi sta uscendo dalla Quake Pro League, quindi in una partita diciamo di relegation, così si dice, uno spareggio, playoff, chiamateli come volete. Quindi davanti ai nostri occhi è diventato un giocatore professionista. Adesso, ripeto, non si deve arrendere, secondo me può fare ancora di più, ma su questa mappa diciamo che la storia è finita, possiamo solo goderci qualche altro colpo da maestro come questo. Guarda, lo chiamo e poi Dang mette una rail attraverso, io non l'ho neanche visto l'avversario, cioè devo essere sincero, non so dov'era. E quindi oltre a questo chiaramente si giocheranno tutto su mappa 3, quella Velopnath che prima, di cui tanto parlavamo, che sarà insomma la decider map tra i due giocatori. Occhio perché Velopnath, essendo una mappa nuova, molto nuova, magari un giocatore che si è avvicinato da poco a Quick Champions come Dick potrebbe fare molta più fatica, non lo so, cioè nel senso no, io invece pensavo al contrario, potrebbe pensare potrebbe di essere più, perché magari questi giocatori, questi mostri della Quake Pro League che stiamo vedendo, che giocano da tantissimo tempo, abbiamo detto un 35enne come Toxic e così via, si affidano molto alla loro esperienza. E ci sta, sì. Su una mappa nuova, ma che Ari non basta, non lo so, sto chiedendo a te. Dang però penso che sia molto rodato su questa mappa perché si allena con gente del calibro di Rafa e sappiamo che è una delle sue mappe preferite, quindi ah, sì? Secondo me è pronto per affrontare questa Velopnath. Adesso vedremo, intanto qua 9-0, ancora il risultato resta invariato, Nick che ci sta provando, sta lottando, 8 minuti ormai sul cronometro, sembra quasi vedi, impossibile per lui. Ha cominciato troppo tardi a giocare a quick, cioè anziché buttarsi contro l'avversario e dopo che ha ricevuto il primo rocket di avvertimento scappare, lo sta facendo adesso sul 9-0. Infatti non ha avuto altre kill da parte dell'avversario e anzi si porta sul 9-1 adesso. Anche qui abbastanza pulito, come hai detto tu, ha cercato il frag, l'ha insistito e l'ha trovato. Ripeto, deve credere nelle sue possibilità, io penso questo, è un giovane chiaramente di bellissime speranze, qui forse va a fare anche il 9-2, esattamente così, manca un minuto per recuperare 7 frag, io ripeto, l'ho data ormai come impossibile, pensa se ci succede il miracolo. Non tocca è provare, abbastanza, penso il tempo fisico, a meno che non sì, possa esatto, distorgere tutto lo spazio-tempo di Quake con una mossa strana, però effettivamente questa seconda mappa ormai bellissimo, però intanto colpo qua da parte di Nick con un rocket a mezz'aria fa esplodere come se fosse un fuoco d'artificio qua ad Hang. Però purtroppo per Nick i fuochi d'artificio sono per il suo avversario, non per lui, perché ormai questa mappa è finita nelle mani dell'americano. 30 secondi alla fine, vedremo quindi Velopnath, ci cominciamo a preparare a questo scontro. Purtroppo non ricordo i campioni che abbiamo visto in mano, se no avremmo potuto descrivere che cosa succederà. Se non sbaglio però Thomas Avallone parlava di un campione tank che è stato preso, forse c'è uno Scalebearer? Può darsi che ci sia magari una Sorlag, se non vado errato, che adesso in una non mappa ricordo visivamente. Di quel tipo, l'abbiamo detto precedentemente quando l'abbiamo commentata, una mappa dove si deve sfruttare la verticalità e dove risulta molto più complicato usare il rocket, perché la verità di Velopnath è proprio questa, che l'arma classica del Quaker, il rocket, funziona sugli angoli, funziona quando devi anticipare un avversario che ti viene da destra verso sinistra e così via, ma da soprassotto quando lo prendi uno con un rocket, no? Il discorso però anche di Sorlag su una Velopnath è anche dato dal discorso che Velopnath è una mappa piena di veleno, ci sono delle pozze di veleno sì, intorno sì, alla Sorlag è immune, è e Sorlag appunto la pensato. Sorlag perché sputa appunto questo veleno è completamente immune, mentre tutti gli altri campioni di Quick Champions, se passano sopra una pozza di veleno, non prendono la stack, il tick, come si suol dire in gergo tecnico, del veleno, ma bensì hanno dei danni finché stanno in quella determinata zona. Sì, pensa, questo è un vantaggio incidentale, se vuoi, di un campione come Sorlag. E su quante altre mappe c'è il veleno? Mappe col veleno penso che sia solo Velopnath. Sia solo quella. La lava invece è presente in diverse mappe. Però non c'è un campione immune alla lava. Sì,
Death Knight. Ah, è vero, perché comunque lui fa la lava. Fa il fuoco e quindi è immune al danno da fuoco in questo caso. Però non pensavo l'avessero... Io comunque l'ho giocato e non ricordavo sinceramente fosse immune alla lava. Però, caspita, la lava in Quake è proprio uno degli elementi, se vuoi, più storici. Cioè, da Quake 1 che caschi nella lava e muori istantaneamente. Quake 1 era così. Tocchi la lava, muori, non riesci a uscire. E poi piano piano è cambiata, adesso chiaramente ti fai dei danni, molti danni. Non pensavo che avessero un campione immune. Comunque, queste le statistiche per Daang, che mette una rail su due, più di una rail su due, 6 su 10 per l'esattezza, e insomma dimostra davvero di avere una skill invidiabile. E adesso si giocano tutto nell'ultima mappa. Chi riesce a vincere andrà a round of 12, chi perde è fuori da questa finale dello stage 1 della Quake Pro League. Vediamo adesso anche Nick come si adatterà alla risposta che ha appena ricevuto dall'americano. Beh, la risposta è stata una risposta, eh? La risposta è stata una risposta. È stata una signora risposta, ha fatto capire Dang, ok, la prima te la lascio anche, la prima è per i bambini, solitamente si usava, si diceva, la seconda invece si comincia a giocare qua adesso, quindi il tutto e per tutto si deciderà su questa terza mappa, prima terza mappa che vediamo in una best of three. Eh già, per ora Xron ha vinto 2-0 su Effortless, Cypher ha vinto 2-0 su Toxic, e questa Daang contro Nick, G-Nick, come lo volete chiamare, chiamatelo, si risolverà all'ultimo. Parlavamo di Death Knight, è presente lui dall'altra parte, un campione che non abbiamo ancora visto, se non sbaglio. No, abbiamo visto. L'ho visto prima? Ok, non commentato da me, quindi Kill, come si dice, una torretta vivente, una specie di armeria con le gambe, perché ha sulle sue spalle praticamente un'arma in più, le granate, che sono tra l'altro un'arma della storia di Quake, presente in Quake World, presente in Quake 2 e così via, e lui ce l'ha come arma in più. Quindi la cosa fortissima di Kill è che mentre spara con un'arma può sparare anche le granate, quindi molto versatile. Esatto, arma che, come dicevi te, è stata usata negli altri Quake, campioni, cioè, giocatori come appunto Daang, che ha avuto anche modo di provare queste granate nei vecchi Quake, è molto pratico. Vediamo quindi adesso le granate che rimbalzano sul muro, l'aggressione da parte di Daang, G-Nick con 8 di vita e Daang con un colpo di doppietta che si porta sull'1-0 soltanto dopo un minuto e mezzo ormai di partita. Bene, quindi Daang ripaga con la stessa moneta il suo avversario. Prima la doppietta in mappa 1 è stata l'arma chiave della vittoria di Nick, del canadese, adesso primo frag lo ottiene di doppietta l'americano. Guardate l'armatura che ha Kill, può arrivare ad avere 175 di armor, quindi tantissimo. Qui lo scontro è incredibilmente strano, perché G-Nick era in svantaggio, ma in verità ne è uscito con più vita fino a quel colpo di rail che quasi lo uccideva. Attenzione quindi da Hang, ancora lui ora si porta appunto nella zona dove è presente l'acido, l'hai detto prima tu, apprende qualche danno camminandoci sopra. Wow! Che lettura, wow! Che lettura qua da parte di Daang, col tridardo che chiude quindi la zona. Ma che ha fatto? Veramente incredibile, non se l'aspettava neanche G-Nick. Questa è la conoscenza della mappa, come ti dicevo, si vede in questi momenti che l'ha provata questa mappa, sa esattamente dove può uscire l'avversario e riesce quindi ad anticipare addirittura tutti i suoi spostamenti, come abbiamo visto in questo momento. G-Nick che sembra assolutamente in... preda del controllo di Daang. Adesso si combatterà al Mega Health, che tra due secondi sarà fuori. G-Nick lo prova a prendere mettendoselo alle spalle, non ce la fa. Daang comunque con pochissima vita risponde colpo su colpo il canadese, ma non riesce mai a chiudere la kill, mai a fare il frag. Per ora in completo controllo, almeno psico, sta veramente piegando la forza di volontà dell'avversario Daang, in colpo su colpo non vuole farlo respirare. È una strategia anche questa, rischia un po' di più, spesso troppo,
però trova sempre lui la kill e dopo un po' che ti succede questo, Tommy, sei veramente a pezzi, eh? L'adattamento qua da parte di Dang, lo stile di gioco del suo avversario Nick sta facendo veramente da padrona qua, vedi proprio la differenza tra un giocatore che è stato rodato negli anni e un giocatore magari meno avvezzo, che fa più fatica ad adattarsi al proprio avversario. Infatti qua Dang sembra quasi ormai leggere come un libro retto e riretto ormai nella storia. Qua infatti adesso gestisce egregiamente Dang il controllo degli oggetti di mappa, mega armatura, mega health, scusate, uscito in questo momento, che cade nelle braccia del canadese che decide quindi adesso di andare aggressivo. Qua l'ubriaca un po', saltando giù dal balcone qua il canadese. Dang si nasconde dietro colonna, cerca di prendere spazio e connettere tutto il danno che può su Ginic, che si sposta adesso infatti su mega armatura e penso che riesca a prendere. E l'ha presa, quindi il Death Knight di Ginic adesso può provare a prendere il giro. Scaccia Dang dalla zona del Megalt e prenderà anche il secondo oggetto di mappa. Adesso ha uno stack invidiabile, guardate quanta vita e quanta armatura ha in più rispetto al tank di Dang, che però mette un rocket da 100 che è importantissimo, che spaventa molto il giocatore canadese, che era andato lì per aggredire, per far valere la sua maggiore stack e invece non ha potuto. Qui però il rocket lo mette lui, appunto Ginic. Dang costretto a star fermo, dall'altra parte Ginic ha preso l'armatura da 100, quindi la mega armor. Attenzione, qui partono le granate come vi ho detto, e poi riesce a dividere almeno un item a testa da Dang, che si sta comportando davvero molto bene. 3-0, Ginic non riesce a scalfire questo vantaggio, deve provarci in tutti i modi, lo sta facendo, ma ci vuole di più. Troppo difficile, mamma mia. Nel mentre siamo appena entrati nella seconda metà di mappa, 5 minuti e 20 sul cronometro, 3-0 per Dang. Dang che adesso prova un attimo un'aggressione con questo rocket jump per gestire lo spazio di Megahelt. Ginic legge appunto la situazione e decide quindi di abbandonare l'aggressione da parte il Megahelt e lasciarlo quindi all'americano Dang che adesso tranquillamente sta gestendo un attimo la mappa, cercando di trovare informazioni, suoni che lo aiutino a capire cosa voglia fare Ginic. Ginic molto probabilmente adesso sta riassestando tutti i suoi pensieri e sta cercando una tattica efficace, perché tutte quelle che ha provato adesso in questo momento per aggredire Dang non sono servite a nulla, perché il risultato è ancora 3-0. Ancora 3-0, Ginic lontanissimo dagli item di mappa, per ora non ha il controllo di nessuno. Tra l'altro tra poco arriverà la Mega Armor, seguita a pochissimi secondi dal Mega, quindi se vuole Dang può dividerli comunque un'altra volta. Arriva Ginic volando, pensa che il Mega spunti in questo momento e si fa fraggare invece, cercando di prendere quell'item di mappa. Dang che davvero, dopo la prima mappa dove forse è sembrato sorpreso davvero dello stile di gioco del canadese, ha preso le misure e non ha sbagliato più nulla. Ripeto, lui sempre in controllo della posizione dell'avversario, della vita dell'avversario, letture efficacissime per quanto riguarda anche i movimenti dell'avversario, semplicemente perfetto. Ha tirato su una muraglia ormai da Hang che sembra proprio irraggiungibile, insuperabile in questo momento per Ginic, e questo era proprio lo spirito di adattamento che da Hang sta dimostrando contro questo canadese incredibile. Come ti dicevo, sembra veramente che Ginic in questi casi sono i classici casi in cui da giocatore dici non so proprio più cosa devo fare. Infatti gli errori che farà Ginic sembrano proprio errori che dici io provo anche questo, perché ormai veramente non saprei più cosa fare per dargli fastidio. Anche qua ha provato subito un ultimate appena uscito da teleport, nulla di fatto, 6-0 dopo 8 minuti ormai di partita. E come hai detto tu, dice io non so più cosa fare, e sai perché? Perché da anche più forte, è proprio più forte, nulla da fare, nulla da dire, l'ha dimostrato dopo, ripeto, una prima mappa giocata sicuramente sotto le sue possibilità. Poi addirittura qui sta lasciando Ginic a zero, canadese che non è riuscito a chiudere una kill su un Dang semplicemente perfetto. Sarà anche quel kill? Sì,
può essere. È un Champions, comunque un Champion difficilmente, insomma, abbattibile. Tanta vita, tantissima armor e anche se ha una sagoma grande, quindi riceve più colpi, però è difficile da battere. Ma l'abilità di Dang è stata soprattutto nel tenere il controllo degli item di mappa. Li ha persi solo per un minuto o due, che era l'unico momento in cui Jinik poteva recuperare. L'ha persi anche adesso gli item, ma ormai a 8.44 mi sembra manchi un po' troppo tempo. Troppo tardi, veniamo adesso infatti Jinik, che ormai penso che anche lui stia pian piano perdendo sempre di più le speranze. Però ottimo la prestazione da parte di un challenger che è riuscito comunque a portarsi a casa una mappa contro un avversario che ricordiamo appunto da Hang essere quinto nel world ranking di Quake Champions della Pro League. Quindi è comunque un gran risultato che sicuramente se ti cambia proprio la mentalità anche nell'affrontare il gioco. Io sarei 1-0. Orgogliosissimo di quanto ho ottenuto da questo evento, dal fatto che adesso sono un giocatore professionista di Quake. Sono anche riuscito a spostarmi da quello 0, sono arrivato a 2, lo vedete lì, 8-2, mancano 24 secondi. Ho giocato contro i migliori e ho giocato quasi alla pari. Esatto. Mi manca poco. Esatto. Sono giovane, perché è un giocatore giovane, posso ancora imparare molto, magari ho più voglia di loro. E questo è quello che abbiamo visto, no? Tutti i challengers che vedevamo davvero vogliosi. Lui anche nello stile di gioco l'ha dimostrato, non è riuscito, ripeto, alla fine questo è un mostro sacro, ragazzi.